Lanciano e Angolana tornano in campo dopo appena tre giorni per cercare di riscattare le sconfitte subite nel turno domenicale. Frentani KO Colchieti dopo un primo tempo di tutto rispetto. Pescaresi puniti da un Avezzano ripresosi dopo un inizio di torneo sottotono. Il match di oggi, classifica alla mano, conta più per immagine ed onore, soprattutto per i padroni di casa, ancora a quota zero in graduatoria. Per De Eugenio l'occasione di risalire dopo tre KO consecutivi. Arbitra il signor Carluccio, assistito da Aspite e De Ortentis. Alla prima offensiva gli ospiti passano, Di Renzo da corner becca lo specchio, Rossetti si fa sorprendere e gara che cambia subito volto. È il terzo. Nemmeno un quarto d'ora e Criscolo può subito raddoppiare, ma il 9 ospite si fa bloccare da Rossetti. Numero 1 che si fa perdonare anche al cospetto di Festa, mezzo minuto dopo, evitando così anche il doppio svantaggio. Poco dopo la mezz'ora entra in cronaca anche Puddu, bravo a intercettare il tiro di Marfisi. Al 37esimo si accende Di Benedetto, conclusione violenta che Puddu non trattiene, il più lesto è Surugiu che insacca il gol del pari. Si va a riposo sull'1-1 con il Lanciano bravo a non perdere la testa dopo essere passato in svantaggio, mentre l'Angolana risulta ancora una volta spregona. Nella ripresa il Lanciano parte meglio, al secondo Puddu sventa su Marfisi, ma al sesto l'Angolana perde palla in uscita, Picozzi ne approfitta, serve Di Benedetto che non perdona Puddu. 2-1, De Eugenio non incredulo, Di Pasquale ci crede. Al nono sfiora il palo di Hop dopo una rasoiata dal limite. Tre minuti dopo l'episodio che forse cambia il match. Picozzi trattiene un avversario e si becca il secondo giallo. Frentani avanti 2-1 ma sotto di un uomo. Al 17esimo Longo disimpegna male, Miani può battere a rete ma preferisce appoggiare a Pantoni che sfrutta il regalo del bomber laziale. Al 21 ci prova Cichella ma la conclusione accarezza solo l'incrocio. 7 minuti prima del 45esimo ci pensa Miani di testa a portare 3 punti ai suoi. L'incornata perfetta merita il replay.